Buonasera, amici, rientrati nella stanza di albergo dopo la partita Inter-Borussia Dortmund. È stata una partita veramente, diciamo, bella, soprattutto nel finale. Dopo un primo tempo equilibrato, dopo un primo tempo equilibrato, poi nella ripresa abbiamo giocato senz'altro meglio, non senza sofferenza, ma abbiamo legittimato il 2-0 anche con il rigore, ahimè, sbagliato dal nostro Lautaro Martinez. Una prestazione nel complesso buona, buona. Migliori in campo Barella, De Vrij, poi non lo so, qualche suggerimento dalla regia? Qualche suggerimento dalla regia mi viene. Per qualcuno migliore in campo? Sono pazzo di Ah, Esposito! Esposito! Sono pazzo di Esposito! Devi vincere, 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 Mamma vincere! mia, Esposito! Ma che mondiale del Brasile devi andare a Resta con fare? noi, Espo, con Resta noi! con noi perché si guadagnerà, secondo me, veramente un posto. Un posto, non dico da titolare, ma spesso. Lo vedremo, lo vedremo. Difesa titolare, si torna a non subire gol. Con tutto il rispetto per Bastoni, ma Godin ovviamente per esperienza e tutto è un'altra cosa. Quando non gioca Lazzaro si sta più Handanovic ha fatto il tranquilli. suo. Antonio E Candreva. Candreva. Candreva ha salvato Antonio un gol sulla Candreva. linea. Salve con sulla linea, fa il gol all'ultimo, Ma raga. il gol Cioè. all'ultimo, dopo una cavalcata di 50 metri al 90esimo. Per me Mamma mia. Conte è una cosa simile a Dio, cioè ha ripreso Candreva. Gagliardini buon primo tempo, secondo tempo è calato, c'è da dire che Gagliardini aveva giocato a Reggio Emilia, infatti stasera avrebbe dovuto giocare Vecino, poi si è fatto male e ha scelto Gagliardini, forse era anche un po' stanco, però Lukaku un po' in ombra. Barella un secondo tempo straordinario, Barella veramente eccelso, anche Brozovic, la difesa in generale, Samir quando ha dovuto intervenire il suo l'ha fatto come sempre il nostro capitano, quindi grandissima vittoria e prendiamoci questa qualificazione tra 2 settimane a Dortmund, lì durissima. Durissima, ma recupereremo sensi. E il recupero di sensi, guardate che è importante, importantissimo perché? Perché stasera spesso si è visto, specie durante il primo tempo, un difetto di finalizzazione, mancava il trequartista, mancava il regista di centrocampo. Comunque, veramente una parola la voglio spendere su Antonio Conte che motiva questi ragazzi che. Tutto sommato, non sono tutti, voglio dire, campioni. La squadra di per sé non è granché a livello europeo, però la motivazione fa tanto. E tornando su Antonio Candreva, in un'intervista, Conte ha detto che il ragazzo ha bisogno di essere motivato e lui ha dato questa motivazione. Tanto è vero che poi. Se notate, il Candreva invece di crossare solo di destra, spesso adesso crossa anche di sinistra, rientra. Lo vedo più lucido e propositivo. Quindi ci prendiamo questa vittoria, che come oro colato è una iniezione di fiducia anche per il campionato. Noi ci siamo. Abbiamo sbagliato, se vogliamo dire, soltanto la partita un po' con la Juve, ma anche lì con una buona dose di sfortuna. E quindi a testa alta, un saluto da Milano, alla prossima e iscrivetevi al canale. Ciao!